Ciao a tutti ragazzi, siamo allo Spazio Tapirulan a Cremona e ora siamo alla mostra di Anne Arzelius che si chiama Ingegno. E le farò la mia piccola intervista perché lei l'anno scorso aveva vinto Tilt, ecco. E quindi le faccio la mia piccola intervista. Iniziamo dalla prima domanda. Dimmi tre aggettivi per descrivere la tua arte. The first word would be the one I chose for my exposition, which would be ingenio. The other one would be maybe this is two, so I'm gonna say visual communication. Because I really like to communicate visually and I really like to do it like in a witty way with it, what ingenio means. Ok, la prima parola sarebbe quella che ho scelto per il mio come titolo, che sarebbe ingegno. Dirò comunicazione visiva perché mi piace davvero comunicare visivamente e mi piace davvero farlo. Cosa hai pensato appena ti hanno detto che avevi vinto? It was really wild. I actually got told beforehand because I'm from Spain. So they told me that I had won to make sure that I could come here. So I knew beforehand, but it was really wild because we traveled in the same day. Like I came here to Italy and I went back in the same day to be here in Cremona. So that was really wild. And it was really, really exciting. But I remember that the first thing I felt was a little bit of shock of saying, how am I gonna get to Cremona? Because I had to be in another place. So that was insane, but it was really nice. It was really, really nice. Ha praticamente detto, da quello che ho capito, che gli hanno comunicato prima che aveva vinto, perché magari non veniva la vincitrice, ci doveva essere. Quindi lo stesso giorno della premiazione, lei è partita dalla Spagna, cioè da dove viene, ed è venuta qua, ha dovuto fare tutto di fretta, perché era nello stesso giorno. E quindi era un po' in shock, giustamente, poveretta. Poi, come ultima domanda, una che faccio sempre, da piccola eri già molto brava a disegnare. I know there was one artist who said that the adult artists are the one that didn't stop drawing in their life, right? So I am one of those. I did draw a lot when I was a child, and when I had to decide what to study, I decided to make my studies about drawing. That way I would keep drawing for the rest of my life. And for now I am keeping it up, so let's see if it keeps going. Ok, vabbè, qua è venuto in spagnolo. Vabbè, io comunque spero di aver capito che sì, fin da piccola era molto brava a disegnare, ha fatto, appunto, visto che le piaceva, anche iniziato a studiare e quindi ora è diventata ciò che è diventata adesso e ha anche vinto Tilt. Perfetto. Tu hai dei progetti di alcuni libri che usciranno in Italia? I don't know about a specific book, but I know a lot of names of the illustrators that took part here, and I really appreciate their work, and I would like to have my work published here. So I will try to go to the Bologna Children's Book Fair to try to get a publishing house to publish one of my books. So we will see, but I really like Italy and the visual culture that is here. I really like the Italian illustration, so I would love to take a little dip into the Italian. It would be really good. Ok, quindi ha detto che non ha ancora proprio in mente un libro che vuole pubblicare, però vedendo un po' già le opere che c'erano oggi si è un po' appassionata, diciamo, era già appassionata, però si è appassionata ancora di più, quindi crede che magari andando anche alla Children Book Fair, non so come si dice, magari incontrerà qualche casa editrice, magari ci parlerà e magari potrà nascere qualcosa. Quindi niente, grazie per aver grazie mille.